C'è roba che cade. Vado? Ok. Benvenuti. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Ti serve? Io poi lo uso per le musiche questo. Però se vuoi le foto, vai di fuori. Qua. Grazie. Mi chiamo Fabiana Savi. Clicca pure, tata. Clicca ancora. Sono una musicista, sono diplomata in conservatorio in pianoforte e musica da camera, insegno musica, pianoforte e canto e mi sono specializzata in musicoterapia. Torna indietro. No, ecco, vai avanti. Ho la mia assistente Esther che gira le, sì, ho le capito, diapositive. Ma, cioè, l'assistente è scadente qua, l'abbiamo presa dove? Torna indietro, tata. Mi sto presentando, quindi c'è scritto mi presento. Hai già cantato? Negli ultimi anni ho unito anche degli studi di metafisica, mi sono avvicinata al mondo dell'esoterismo e quindi sono riuscita a mettere insieme quello che è il mio percorso musicale e questo nuovo percorso che ho intrapreso. Ho visto che si legano molto bene, quindi nel mio approccio di musicoterapia inserisco anche una parte di metafisica. Faccio ricerca anche, perché qui da noi in Italia la musicoterapia è vero che non è recentissima, però di fatto ancora è una grande sconosciuta e quindi è un campo veramente aperto in cui si può ricercare, fare scoperte e quant'altro. Mi sono occupata per tanti anni soprattutto di anziani con morbo di Parkinson, ho collaborato con l'associazione Parkinson in Subria, la sezione di Cassano Magnago, che è qua. Poi per scelta mi sono spostata più sull'ambito infantile dei ragazzi, quindi attualmente mi occupo soprattutto di bambini e ragazzi con autismo. Ma la musicoterapia è adatta veramente a un ventaglio incredibile di utenza. Gira pure, tata. Indietro, hai fatto troppi click, avanti. Ok. Mi chiedo, ma che cos'è la musicoterapia? Io qui vi ho incollato una delle varie definizioni che trovate, questa qui è della World Federation of Music Therapy, un po' vecchia, del 2011, e dice è l'uso professionale della musica e dei suoi elementi da parte di un musicoterapeuta qualificato con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di migliorare la loro qualità di vita e la loro condizione fisica, sociale, comunicativa, emotiva, intellettiva e spirituale. In soldoni, la musicoterapia utilizza tutto quello che è il panorama musicale, quindi cantare, suonare, ascoltare, e danzare, veramente tutto quanto, per stare bene. Può essere utilizzato come aiuto alla riabilitazione, per esempio, per chi ha un problema fisico, può essere utilizzato per il mantenimento o lo sviluppo cognitivo, per problemi comportamentali, con diversi tipi di disabilità o di sindromi, o semplicemente per il proprio benessere. Vai pure avanti. Ho pensato a qualche domanda chiave che potesse aiutarci stasera, in realtà andrò molto veloce perché il tempo non ce lo permette. Per capire come agisce la musicoterapia bisogna anzitutto chiedersi che cos'è il suono, come funziona, in che modo noi lo percepiamo, qual è l'influenza che il suono ha sull'essere umano e quindi quali sono gli strumenti e le strategie che io posso utilizzare per curarmi attraverso il suono. Innanzitutto tenete conto che il suono è una vibrazione. Se io prendo e faccio cadere un oggetto, come la mia custodia degli occhiali, questo oggetto colpisce il tavolo, vibra lui, vibra il tavolo, la vibrazione passa nell'aria, che a sua volta vibra perché è un mezzo elastico di propagazione, arriva al mio orecchio, a partire dal padiglione inizia a vibrare, entra dentro nell'orecchio medio, arriva al timpano, vibra pure quello, nel momento in cui passa il timpano ed entra nell'orecchio interno, la mia vibrazione meccanica viene tradotta dal cervello in un segnale sonoro. Noi però percepiamo il suono anche con la pelle, col nostro sistema tegumentare, proprio perché il suono è meccanico, è fisico, è una vibrazione. Quindi nel momento in cui noi ci rendiamo conto di questo, capiamo che noi siamo sempre sollecitati da il mondo sonoro dentro e fuori di noi e questo ha un impatto veramente importante sulla nostra qualità di vita, anche se tante volte non ci facciamo caso. Vai pure avanti. Il suono ha delle sue caratteristiche,
che sono la sua altezza, quindi se un suono è grave o acuto, la sua potenza, l'intensità, e il timbro, cioè la sua qualità. Il timbro è quella caratteristica che ci permette di distinguere le voci, il suono di un violino dal rombo di un aereo e quant'altro. Passa pure avanti. Vai. Questa è un'esemplificazione di come è fatto un suono. Come vedete sono tante frequenze diverse, tante onde messe insieme. Vai. Questo è il nostro apparato uditivo. Come vi ho spiegato prima, si parte da una parte meccanica esterna e piano piano si va verso l'interno, dove poi attraverso il nervo si arriva al cervello e quindi viene tradotto in un segnale acustico. Mi sono fatta alcune domande leggendo sostanzialmente alcuni scritti importanti. Questo è l'inizio del Vangelo di San Giovanni, che dice: in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Il verbo che cos'è? È un'azione innanzitutto, ma è qualcosa che ha un suono, è una parola. La Bibbia ci dice che tutto ha avuto inizio da un suono primordiale. Torno indietro. Ho riportato quindi anche delle parole di Yogananda, che dice: in India la musica, insieme alla pittura e al teatro, è considerata un'arte divina. Brahma, Vishnu e Shiva, la Trinità Eterna, furono i primi musicisti. Il danzatore divino Shiva viene descritto nelle scritture come colui che ha elaborato le infinite modalità del ritmo nella sua danza cosmica di creazione, conservazione e dissoluzione universali, mentre Brahma scandiva il ritmo con i sonori cimbali e Vishnu... Torna indietro, grazie... Ancora? E stai ferma così, grazie. Faceva risuonare il sacro mridanga o tamburo. Krishna, un'incarnazione di Vishnu, nell'arte indù, stai ferma, viene sempre raffigurato con un flauto, con il quale egli suona la melodia estasiante che richiama alla loro vera dimora le anime umane che vagano nell'illusione di Maya. Sarasvati, dea della saggezza, viene rappresentata nell'atto di suonare la vigna, madre di tutti gli strumenti a corda. Il Samaveda dell'India contiene gli scritti più antichi nel mondo sulla scienza musicale. Furono gli antichi Rishi a scoprire queste leggi dell'alleanza fra la natura e l'essere umano che si realizza attraverso il suono. Poiché la natura è un'oggettivazione della Om, stai ferma, il suono primordiale o parola vibratoria, l'uomo può esercitare il controllo su tutte le manifestazioni naturali mediante l'uso di alcuni mantra o canti sacri, eccetera, eccetera. Vado alla fine. Essendo l'essere umano stesso un'espressione del verbo creativo, il suono esercita su di lui l'influsso più potente e immediato, offrendogli un modo per rievocare la memoria della sua origine divina. E per finire, Kriyananda, le parole sono suoni prodotte dalle vibrazioni del pensiero. I pensieri sono vibrazioni emessi dall'ego o dall'anima. Ogni parola che esce dalla tua bocca dovrebbe essere colmata di potere con l'autentica vibrazione della tua anima. Nella maggior parte delle persone le parole sono senza vita perché vengono immesse nell'etere automaticamente, senza essere pervase dalla forza dell'anima. È per questo che le preghiere o le parole di questo tipo di persone non producono il radicale cambiamento da loro desiderato nell'ordine delle cose. Devi pronunciare ogni parola con intenzione. Ogni parola che emetti dovrebbe rappresentare non solo la verità, ma anche in qualche misura la forza dell'anima che ha realizzato. Vai pure avanti. Avanti, non indietro. Ok. Questi scritti, ho citato degli autori, insomma, di una certa importanza e come vediamo che appartengono anche a religioni diverse. Quello che mi ha colpito è che proprio si sottolinea la primordialità del suono e la sua potenza. Quindi il suono, vibrazione fisica, meccanica, che poi viene tradotto nel nostro cervello, pare che abbia... un'influenza su tutto ciò che accade a noi, sul mondo e a quanto pare anche a livello più sottile come energia. Quindi qual è l'influenza dei suoni sull'essere umano? Noi siamo essenzialmente energia, siamo fatti di atomi, gli atomi non sono altro che particelle che vibrano e quindi un suono che non è altro che una vibrazione che ci raggiunge
ha un'influenza proprio sulla nostra componente, su quello che noi siamo, e dobbiamo fare una grande attenzione al mondo sonoro, perché possiamo essere in consonanza o in dissonanza con quello che ci circonda, e ogni vibrazione, che noi ne siamo più o meno consapevoli, non importa, ci muove a livello sottile. È come quando diciamo: io sento che c'è qualcosa, ma non riesco a individuare che cos'è, ma mi dà fastidio, e poi magari scopriamo che era la spia del frigorifero che faceva un piccolo ronzio, piuttosto che il rubinetto che gocciolava, no? Lo avvertiamo anche se non ne siamo coscienti. Vai pure avanti. No, avanti. Allora, devi lasciarlo qui. Vai. Ok. Gli studi hanno dimostrato che il suono ci influenza fin dal concepimento. Quando il bimbo è nella pancia della mamma, sviluppa l'orecchio a partire più o meno dal quinto mese di gravidanza. Però già sente, perché abbiamo detto che i suoni si sentono anche con la pelle, ok? Con il tatto. Sicuramente dopo il quinto mese di gravidanza inizia ad avere anche una memoria sonora. È per questo che si è visto, per esempio, che magari mamme casalinghe che tenevano la radio accesa piuttosto che la TV, durante la gravidanza magari c'era un certo tipo di pubblicità con il jingle che continuava ad andare a rotazione, e il bambino quando poi nasce magari si rilassa se sente quella pubblicità lì, perché ha la memoria di quello che ha ascoltato. Quindi attenzione a quello che facciamo sentire al nostro bimbo quando siamo nella pancia. Avete presente che adesso va di moda portare quel sonaglietto, un pendaglio lungo così, con un sonaglio rotondo che fa proprio un suono tipo carillon, leggero leggero? È per questo, per creare una memoria sonora al bambino, in modo che poi questa collanina lo accompagni nel corso della sua vita. Addirittura ci sono delle ipotesi, quindi non teorie confermate, ma ipotesi che suggeriscono che alcuni disagi, alcune proprie malattie che poi il bambino manifesta una volta nato, possano derivare da dei traumi sonori che ha ricevuto mentre era nella pancia della mamma. Vai pure, tata. Il ritmo è la sequenza delle pulsazioni che abbiamo nella nostra musica. Il neonato ha il suo primo ritmo nella suzione, ciucciando ogni neonato ha il suo. E si è capito che fin dai primissimi mesi, già 2 mesi, il neonato riesce a essere influenzato dalla musica, dalle parole, da tutto quello che c'è intorno a lui, e si regola, si sincronizza, il che richiede un bello sviluppo cognitivo. Quindi se già da piccolo piccolo il neonato riesce a fare questo, figuriamoci noi che ormai siamo adulti e quindi ci siamo sviluppati e il nostro cervello ha acquisito un sacco di capacità, figuriamoci noi come reagiamo a qualsiasi stimolo sonoro che abbiamo. Vai pure avanti, passalo ancora. Non a caso, sempre parlando dei bambini, le ninna nanne sono cantate. Il canto materno è diffuso in tutte le culture e ha certe caratteristiche che si possono ricondurre come dei punti fermi, a prescindere dal paese, del mondo in cui tu ti trovi. Perché è una forma di comunicazione tra la mamma e il bebè, che a quanto pare è abbastanza universale e attraverso proprio la musica è particolarmente efficace. E tenete conto che il canto materno non soltanto è efficace per il bambino, ma anche per la mamma, perché se analizzate i testi di certe ninna nanne fanno abbastanza orrore, sono terribili, proprio perché erano anche un modo per sfogare la tensione della mamma. Vai pure avanti. Ancora? Ok. La musica, quindi passiamo dal semplice suono a quello che è la musica, ha una sua struttura e delle sue caratteristiche. Melodia, ritmo, armonia e struttura musicale sono parole che penso abbiate sentito almeno una volta nella vita, sono delle caratteristiche molto importanti. La melodia è la sequenza delle note, quindi è tutto organizzato con una sua logica. Il ritmo invece sono le pulsazioni che stanno dentro la musica. L'armonia è una relazione tra suoni in senso verticale, e la struttura musicale è come è organizzato le parti del discorso, le parti di un libro, no? Che abbiamo la frase, abbiamo il paragrafo, il capitolo, eccetera, eccetera. Questo si ritrova anche nella musica. Fai tu?
Vai. Ok, vai ancora avanti, voglio far vedere un'altra roba. Questa immagine, io vi potrei chiedere cosa vedete qua? A caso, per alzata di mano, non siate timidi. Vai. Un calice. Ok, prima si vede il calice, poi si vedono i due visi. E qua? Cosa vediamo? Due triangoli. Ok? Pac-Man. Questi che magna, esatto. Ok, in realtà se ci ragionate non è rappresentato nulla di ciò che avete detto, ma è il nostro cervello che ce lo fa raggruppare così, perché qua per esempio noi non abbiamo un triangolo tracciato chiaramente, né in un modo né nell'altro, ma noi lo vediamo, perché una delle nostre caratteristiche è proprio quella di cercare di raggruppare, mettere insieme. Questa è una strategia cognitiva che ci aiuta a risparmiare energia e a memorizzare più facilmente. Anche qua, noi guardando questo profilo, abbiamo semplicemente del nero e del bianco, il nostro cervello cerca di dire ok, ma che cos'è? E cerca di portarci a un'immagine a noi familiare, per dire ah, sono due visi che si guardano e in mezzo c'è un calice, ok? Questi meccanismi che sono importanti sono quelli che ci permettono di ascoltare la musica, di comprenderla e di giudicarla. E si è visto che ci sono dei limiti entro i quali o fuori dai quali noi non riconosciamo la musica. Vi è mai capitato di giudicare magari un brano musicale contemporaneo dicendo ma questa non è musica? No? Al di là dei gusti musicali, però proprio dire... Lei ascolta solo Baglioni. Quindi no, dicendo proprio ma è rumore messo assieme. Ok, non abbiamo quell'allenamento lì per comprenderlo. Se io inizio a battere, aspetta tata, un ritmo. Ok. Ti ho fatto spaventare? No. Ho fatto spostare il palloncino. Dopo, se io inizio a battere. Sapete ripeterlo? Battendo le mani? Provate insieme a me. Di nuovo. Ok, avete riconosciuto una sequenza. Come potete definirla? Come potete descriverla? Come descrivi, Sabrina, questo ritmo? Cioè, da cosa è composto? Ok, ci sono dei suoni e dei silenzi, è giusto? E sono tutti alla stessa distanza i suoni? No? Se qualcuno vuole rispondere, puoi alzare la mano, intervenire anche senza alzare la mano? Eh sì, perché è qui in prima fila, lo sanno tutti che in prima fila non ci si mette. Ne abbiamo due alla stessa distanza all'inizio, pam, pam, poi due vicini, pam, tre vicini, pam, 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 giusto? E poi si ricomincia. È il nostro cervello che ce li fa mettere insieme come un unico pattern sonoro. Se io iniziassi a fare un colpo adesso, poi ne faccio un altro tra 5 minuti, il nostro cervello non ce li collega, sono troppo distanti nel tempo. Quindi non è più un ritmo. Se io prendo lo stesso ritmo, tan, 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 ma lo dilato nel tempo all'inverosimile, facendo un colpo prima, poi dopo 5 minuti, poi ne faccio 3 vicini, altri 5 minuti dopo, il cervello non tiene insieme le informazioni. Quindi quello non è più un ritmo da noi riconosciuto, anche se di fatto è lo stesso, è la stessa identica sequenza. Queste sono cose scoperte dalla teoria della Gestalt, quindi nella musicoterapia si prende da tutte quelle che sono le scienze, le neuroscienze e anche la psicologia. Vai pure avanti. Sì, vai avanti, questo l'abbiamo detto. Poi ci siamo chiesti, ma la musica non colpisce soltanto a livello fisico, con la vibrazione, a livello cognitivo, ma anche a livello emotivo. Perché la musica emoziona? Mi piace, non mi piace, mi fa piangere, mi fa ridere, mi fa schifo, ok? Perché noi tendiamo a dare un giudizio e a ricercare un senso. Questa è una caratteristica dell'essere umano. L'essere umano giudica e attribuisce il senso a ciò che accade. La musica è un contenitore e noi lo riempiamo di una valenza e di un'intensità.
Quindi poter utilizzare la musicoterapia ci permette di lavorare tantissimo sulla nostra autocoscienza e su quella che è la nostra scala dei valori. Vai pure avanti. Ok, questo avanti ancora. Avanti, sì. No, sì, vai avanti. Avanti ancora. Ecco, questo è quello che vi dicevo. Non vi è una relazione definita tra un brano musicale e la realtà non musicale. Siamo noi che ci diamo un senso. Vi volevo fare un esempio pratico. Se io vi rimetto la musica che ho usato prima per richiamare l'attenzione. E vi metto quest'altra musica invece. E poi per finire questa. Sono tre musiche ovviamente diverse tra di loro, ma che cosa suscitano in noi ascoltandole? La prima, la Zebra Pua, cosa vi fa venire in mente? Cosa poi vi fa sentire? Come vi voglia di muoversi? La discoteca. Ti fa venire in mente la discoteca? Ok. Che valenza gli possiamo dare? Una musica allegra, triste? Com'è? Allegra? Cioè una musica che potremmo metterla a una festa? Ci potrebbe stare, no? La seconda invece è il Dies Irae di Mozart. Come la descriviamo? Un concerto importante. È una musica imponente, ma è solo, ha detto, in un concerto importante. La mettereste al vostro compleanno come sottofondo al taglio della torta? No, ecco. Sì, e poi dopo tutti scappano però a quel punto. Ok, ha dentro, si sente proprio un fuoco di passione, qualcosa... di potente e che ha una connotazione negativa, infatti è il Dies Irae, quindi il giorno dell'ira, il giudizio universale, l'ira divina. E quest'ultima invece, in cui non c'erano parole, come possiamo descriverla? Tristezza, è qualcosa sicuramente che abbassa, né? Le vibrazioni, distende. Ha dentro della malinconia, si sentiva anche sotto, non so se sentiva da lì, però c'era della pioggia, quindi era abbinato al grigio, a questo senso qua, no? Può essere che alcuni la trovano triste, altri magari rilassante, poi dipende, ok? Ma cos'è che dice proprio qual è la connotazione della musica? Siamo noi, con i nostri parametri, con quello che noi siamo, quello che noi abbiamo acquisito, è ora di chiudere già, della nostra cultura, la nostra conoscenza, la nostra esperienza. Quindi, chiudendo, noi siamo immersi nel mondo sonoro da sempre, abbiamo detto, dal concepimento e per sempre, perché nessuno può isolarsi nel silenzio. Abbiamo suoni dentro di noi, abbiamo suoni fuori di noi,
tutto ci colpisce e va a lavorare su di noi a livello molto profondo, proprio perché la musica è vibrazione ed è energia. In tutte le culture la musica ha un ruolo fondamentale, addirittura un ruolo primordiale di creazione del mondo e di significato di ciò che esiste. Con la musicoterapia si va a lavorare sulla propria musica e può essere utilizzato per tantissime cose. Prima ho citato riabilitazione, sindromi, morbi, malattie o anche semplicemente il proprio benessere. Sono stressato o voglio centrarmi meglio? Utilizzo la musicoterapia. Voglio creare un ambiente sonoro buono dove lavoro o nella mia camera da letto? Ci sono tutti degli studi e delle cose che si possono fare. Quindi veramente ha un approccio a 360 gradi su di tutto. Se non so se qualcuno di voi lavora nel campo del benessere, come per esempio la Sabrina, saper scegliere il sottofondo sonoro da mettere è importante. E non è soltanto mi piace o non mi piace, ok? Proprio perché per tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima, ogni suono ha una sua precisa influenza, un suo impatto sulla persona. Ecco, vi ringrazio per essere stati con me.